La carica del San Filippo non è stata sufficiente per battere il Cosenza, ma dopo 5 anni caratterizzati da 1000 peripezie il Messina può finalmente salutare gli inferi. Il dilettantismo è finalmente alle spalle, si attende soltanto il conforto della matematica che arriverà già domenica prossima a Ragusa. Praticamente compiuto il primo passo verso la risalita nel calcio che conta. Per riconquistare il professionismo c'era voluto un lustro anche alla fine degli anni 90 e a 15 stagioni di distanza i giallorossi hanno vissuto sulla loro pelle le numerose insidie della categoria, aggravate da una serie interminabile di avvicendamenti alla guida del club. L'arrivo in estate della famiglia Lo Monaco ha restituito solidità e credibilità e la squadra, partita con i favori del pronostico, ha rispettato in pieno le attese, brillando per continuità, esperienza e forza del gruppo. Determinante anche il supporto del pubblico che nel giorno del big match ha saputo tributare un abbraccio davvero commovente. Il colpo d'occhio offerto dalla curva sud è stato strabiliante e ha riacceso un entusiasmo che mancava da anni. In 10.000 hanno gremito il principale impianto cittadino, rendendo per un giorno meno lontani i fasti più recenti. La gara è stata equilibrata, anche se il Messina si rammarica per un gol annullato a Corona, per un fuorigioco apparso dubbio e per il palo centrato da Ferreira con la complicità di una deviazione. Onore al Cosenza, terza formazione dopo Paternò e Gelbison in grado di strappare un punto al San Filippo, da 2 stagioni un fortino inespugnabile. I Silani avrebbero meritato la Lega Pro un anno fa, quando si aggiudicarono a suon di vittoria la fase nazionale dei play-off. In estate il ripescaggio è rimasto però soltanto un miraggio e ha peraltro originato un ritardo di programmazione che, unito a qualche problematica societaria, spiega in parte il divario dalla capolista. Ha pesato peraltro l'improvvisa defezione di Arcidiacono per una grave ingenuità e la conseguente lunga squalifica. In riva allo stretto Gagliardi era privo del bomber Mosciaro e dopo appena 12 minuti ha perso per infortunio il suo sostituto Foderaro. Il tecnico ha illustrato con un'efficace metafora le difficoltà dei suoi. Abbiamo provato a fronteggiare la forza di una corazzata con le pistole ad acqua.